la posizione si assume sentendosi belli dritti, goffi a ciungio, col filo, con la plomb da cima da testa fino a un mezzo della cianta di dei piedi. E questo allineamento, questo è passante, è un fi che passa, lo sento da testa, dal collo, la gola, sento la cascetta del torace, lo sento da pancia, fin di fronte, davanti a Ukudin, al coccige, questo, e case in tu mezzo di pe. Questo filo allinea, e quindi sembra anche questa facile, ma è una posizione di partenza e di ritorno di tante posizioni, anche più, non so, di movimento, più famose, eccetera. Le braccia si allargano leggermente, e le dita si distendono, e tutte le dita sono unite, meno il pollice, e un dio grosso, tutte le dita delle mani unie, vicine, e le spalle scendono, si rilassano, ci si allarga un po' come torace, e si respira in tutto il tronco, piano piano si respira ovunque, si respira in tapanza, si respira in tutta cascetta, torace, e si sente un filo da schiena, la colonna vertebrale, il filo della schiena, si sente allungarsi sia verso l'astrico, verso il centro della terra, pavimento giù, e verso Ossè, il cielo. E anche qui piano piano si tonificano le gambe, se sentono le gambe vive, tutti i muscoli vengono tonici, e se ti asci le esenugge e le rotelle, le rotule, e anche gli inguini, è come se facessimo un pochino gli addominali, appena appena, cioè non è l'addominale, ma la fascia delle cosce si tira su verso la pancia. E tutto questo venisci, uno deve bloccare il respiro, il respiro rimane nella pancia, in tapanza, e la mandibola rilassa, la lingua rilassa, i denti non sono serè, che spazio tra il palato e la mandibola, e si respira attraverso anche un senso, come vede, come immagina un respiro che viene uscire dai pe, sale finissima a testa e scende dai grassi. Questo può essere, no, un movimento continuo. E questa posizione è come se fosse una meditazione in pe. Ci sono le meditazioni, che sono le meditazioni statiche, dinamiche. Questa può essere chiamata una meditazione statica in piedi, di solito si sta seduti o come sono io, gambe incrociate, eccetera.